Presidente D'Aveni, oggi questo sopralluogo sul territorio di Taormina, con una personalità di primo piano, il professore Franco Ortolani. Ecco, ci parli del come è nata questa idea di contattare il professor Ortolani da parte dell'amministrazione? Allora, innanzitutto oggi è un momento importante per tutta la città e per la cittadinanza. In realtà l'idea è venuta purtroppo da tutti quelli che sono stati i danni causati a maltempo in questi giorni. Ed è chiaro che c'era bisogno e c'è bisogno dell'occhio di un esperto e chi meglio del professore Ortolani può essere la persona che ci dà i giusti consigli e il giusto apporto per sistemare, diciamo, la situazione del territorio. È un territorio martoriato che sicuramente è anche causato da quello che è il cambiamento climatico, che non dobbiamo dimenticare, però sicuramente si possono fare delle opere per prevenire quelli che sono i problemi che nascono da eventuali maltempo, anche il terremoto. Il professore spesso parla anche di altri eventi catastrofici. In tale prospettiva si sta pensando ovviamente di riprendere il piano di protezione civile che è stato presentato anni fa al Palazzo dei Congressi e sul piano di protezione civile iniziare a fare un monitoraggio e quindi anche una programmazione per evitare quelli che sono i danni. E il contattare il professore, è chiaro che il professore arriva qui per amicizie di tutti noi, cioè dal punto di vista dell'amministrazione, anche io tramite altri amici come l'architetto Aveni che ha il contatto diretto, e si è pensato proprio di dare un taglio netto a quelli che sono i problemi. Inutile interpellare gente sì, che è sicuramente validi professionisti, ma ripeto, il professor Ortolani ci darà l'apporto necessario e importante per cercare ovviamente di tamponare quelli che sono i problemi della città.